Abbiamo il prossimo relatore, Marco Marchese, di Rivoluzione Società Libera. No, chiudo. Chiudo bene. Chiedo scusa. Vuoi dire? Allora, io nel preparare questo intervento mi era venuto in mente di preparare delle slide, perché mi sarebbe piaciuto presentare diciamo un po' sinteticamente quello che è il rapporto sulla libertà di poter comunicare, questo è il titolo di questo panel, quindi sulla libertà della comunicazione in Italia e i vari rapporti che ci sono da parte di organizzazioni come Freedom House, che insomma, in questo contesto non ha bisogno di tante presentazioni, oppure di un'organizzazione come Reporter Senza Frontiere. Ho deciso però alla fine di non prepararmi a queste slide, perché la produzione di questi rapporti fa arrivare proprio al punto che i parametri con i quali si costruiscono sono sempre dei parametri chiaramente opinabili. Allora noi troviamo l'Italia e i vari paesi del mondo che nelle varie classifiche, no, sono sempre sulla libertà, insomma, di poter comunicare, di poter fare informazione, sono sempre posizioni ballerine in funzione di quello che succede poi dopo. Allora ho deciso di presentare una relazione stando ai fatti. In più contravvengo un po' simpaticamente, chiaramente lo dico, no? Su quello che ci eravamo detti con Vincenzo Vita, insomma, questo convegno ha l'aspirazione di uscire dalle porte italiane, quindi dare un respiro addirittura più ampio di quello europeo, e penso che comunque ci siamo riusciti. Io invece parlerò del caso italiano, perché quando parliamo di informazione il caso italiano è un caso esemplare, che merita, perché in Italia troviamo quasi tutte le strutture che poi troviamo singolarmente, pluralmente, in tante parti del mondo, e questo qui descrive quelle che sono le difficoltà a far emergere una vera, un'autentica libertà della comunicazione con tutto quello che ne consegue. Il caso italiano quale caso di scuola? Cioè, qual è il caso di scuola? Noi abbiamo la libertà di potersi esprimere, che è sancita nella nostra Costituzione, no? Sapete, la Costituzione più bella, più buona del mondo, poi un pezzetto alla volta se lo sono mangiata, insomma, però questo è un altro discorso. Quindi sulla carta tutto perfetto, cioè in Italia si può, abbiamo tutto il diritto di comunicare, abbiamo tutte le garanzie per poterlo fare, per poter fare informazione, per poterla fare bene. Abbiamo messo delle regole e quelle regole sono costruite ad arte da una parte per procurare, per diciamo, creare un percorso più accidentato possibile per poter fare una buona comunicazione, per arrivare a fare una buona comunicazione, no? Mi riferisco all'ordine dei giornalisti che creo un imbuto non da poco, perché anche l'ordine dei giornalisti che andrebbe abolito in 30 secondi, si crea codicilli e poi dopo subito dopo proprio il modo per non applicare. Non lo so, giusto per dirne una, quanti giornalisti conoscete che in Italia sono stati radiati dall'ordine perché non hanno fatto bene il loro lavoro? Eppure siamo in quel paese dove tutti ci lamentiamo della qualità di informazione, ma non c'è mai un giornalista, uno, che viene radiato da noi. E mi dice, tu hai fatto questa cosa e quindi non sei degno di partecipare a questa organizzazione. Cosa strana. Per non parlare poi dopo, questo diciamo è l'agibilità di poter fare informazioni che si legano all'ordine dei giornalisti. E poi dopo mettiamo in piedi tutta una serie di regole che puntualmente possono essere abilmente, io anzi dico, per chi fa comunicazione grossolanamente aggirate, però la cosa per la gente comune diventa sottile perché purtroppo non se ne accorge, no? Cioè dico, noi per tantissimi anni abbiamo, parliamo della comunicazione politica, per cui punto cardine, punto molto sensibile e delicato, no? Abbiamo contato i pesi delle varie forze. A monte prendiamo la RAI, sottoposta ad un contratto di servizio, per cui, non lo so, le trasmissioni di approfondimenti, delle giornate,
giornali, sono soggetti ad un codice di regolamentazione molto stretto, perché devono essere imparziali, offrire parità di trattamento. E allora mettiamo su delle regole e facciamo anche dei controlli. Benissimo, controlliamo se questa parità di trattamento c'è e cominciamo a misurare i tempi di esposizione delle forze politiche, dei singoli politici, sulla carta tutto perfetto, c'è un equilibrio perfetto. Tranne poi un particolare, ma scusate, 30 secondi alle 20:01, 30 secondi alle 13:31, a livello di ascolti, non di minutaggio di esposizione, hanno lo stesso valore di 5 minuti all'1:05 di notte? Certo che no. E allora, per aggirare i contratti di servizio, per aggirare i codici deontologici, per fare in modo che tutto sulle carte sia perfetto, stabiliamo molto onorevolmente, certi gravati, che noi facciamo i calcoli, la verifica, il controllo della qualità dell'informazione sulla quantità espositiva e non sulla qualità quanti ascolti fai. Questo è solo uno. Poi da qui, non lo so, se tu una determinata cosa, anche in quei 30 secondi, ma nella massima punta d'ascolto, la ripeti ossessivamente tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, con una tecnica, si chiama la tecnica del semplice, no? Ma questa è la cosa proprio tecnica di comunicazione, cioè non vogliamo molto alto, proprio alla base. Tu devi fare un discorso e il tuo uditorio deve capire nell'articolazione del tuo discorso che ci sono cose importanti che sono rette da un ragionamento. Allora, le cose importanti, proprio la tecnica base di una comunicazione efficace, dove la metti? All'inizio e alla fine, in mezzo ci metti il ragionamento, va bene? Un po' tutto quel salsicciotto con il quale costruisci il ragionamento e poi metti le cose importanti, bene? La tecnica del sandwich, ad esempio, vivendo di telegiornale, molto semplice, utilizza questa tecnica di base di comunicazione e allora mette nella comunicazione politica il governo all'inizio, la maggioranza alla fine e il salsicciotto in mezzo chiaramente all'opposizione. Poi si possono fare tutta una serie di ragionamenti ed è normale che sulla carta è tutto perfetto. Il risultato, soprattutto se poi lo fai in modo ossessivo, è molto diverso, perché tu in questo modo manipoli l'opinione pubblica e la manipoli attraverso uno strumento molto sensibile che è quello della comunicazione. Per non parlare del caso, non lo so, Polverini, scusate il gioco di parole, si è polverizzata, scusate il tempo, no? Cioè, l'ha fatto tutta la faccia. Cioè, la signora Polverini, che poi ha ricoperto, voglio dire, quel ruolo importante del presidente della Regione Lazio, ma è stata costruita mediaticamente da una trasmissione che era Pallarotto con Dottor Floris. Cioè, se tu me la mandi tutte le sere, non solo hai costruito un personaggio politico, ma hai costruito addirittura un sindacato che aveva la brevità di avere non so quanti milioni di tessere, forse non arrivava neanche 50.000, ma anche quello è un altro discorso. Le emergenze. L'Italia è il paese delle emergenze. Adesso, non lo so, tu non voglio metterla, cioè voglio essere un po' ironico, lasciare fuori magari il femminicidio, la violenza, gli omicidi, eccetera, eccetera. Parlerò di una cosa molto più leggera perché voglio mettere un po' sull'ironia. Ma vi siete mai accorti, no? Uno sta lì a guardare la TV e dice, ma io non capisco, ci sono determinate settimane dell'anno in cui sembra che i cani, quindi gli animali domestici, si mettono d'accordo e mordono di più rispetto agli altri periodi. Cioè, in Italia siamo quel paese che addirittura mediaticamente si costruisce l'emergenza sul morso del cane, quando noi sappiamo benissimo che questi simpatici animali domestici, gli umani, dal mondo al mondo, li hanno sempre ogni tanto morsicati e ogni tanto, raramente, ma ogni macchina, sempre con la stessa media, anche in modo grave. No, noi ci creiamo l'emergenza, perché poi dopo il trattamento c'è pure qualche vagina. Questo ve lo posso dire, io per mestiere faccio l'assicuratore, più o meno da 20 anni, non esiste l'emergenza. I cani hanno sempre morso, non c'è la recrudescenza perché le polizze assicurative che assicura questo evento non sono mai aumentate di prezzo, quindi garantito, niente emergenza. Però adesso noi facciamo dell'ironia, ma quando questo accade con cose molto più importanti, tu manipoli l'opinione pubblica, la manipoli
scientemente, perché utilizzi le famose le tecniche di marketing base. Tecniche di marketing base, quali sono? Cioè, voi vedete ossessivamente nella pubblicità le grandi aziende che propongono il loro prodotto con investimenti miliardari in pubblicità. Beh, questo risponde a quale logica? Alla logica della tenuta di una quota di mercato, semplice. Se tu in pubblicità, tu che occupi una quota di mercato importante, 15-20% del mercato, se non occupi quella stessa quota in comunicazione e pubblicità, quella quota diminuisce e perde. Questa stessa tecnica viene utilizzata nella comunicazione politica e questo qui produce una distorsione dell'opinione pubblica e anzi, caspita, ben altro che voglio dire tutti i codici, codicilli, la deontologia, eccetera, eccetera. È tutto fasullo in buona sostanza. Mi avvio alla conclusione. Due esperimenti ci sono in Italia che secondo me vale la pena di... sono due laboratori, chiamo due laboratori, no? Si direbbe sono due esperimenti, invece sono diventati addirittura dei laboratori. Uno conoscete sicuramente tutti perché è una vera e propria istituzione, Radio del Cave, è presente qua, sta registrando in questo momento. L'altro è l'Iberico. Vi spiego perché. Allora, Radio Radicale è forse uno dei pochi, forse l'unico organo di informazione a livello nazionale che è riuscita a tenere fede al patto con i suoi ascoltatori. Innanzitutto è finanziata dal pubblico attraverso due canali. Il finanziamento che deriva dalla convenzione per la trasmissione delle sedute parlamentari e quindi i soldi pubblici che riceve vengono restituiti al pubblico al 100% attraverso, diciamo, la produzione, la pubblicità delle sedute parlamentari. Il resto del finanziamento, il finanziamento pubblico deriva dal finanziamento all'editoria e caspita, se qualcuno di voi è ascoltatore di Radicale viene restituito ben più del 100% di ciò che riceve il finanziamento pubblico in informazione di qualità, pluralista e a parità di condizioni e in modo onesto, senza le manipolazioni, perché la filosofia di Radio Radicale è quello che sta avvenendo in questo momento. Non basta attraverso la mediazione giornalistica, mi riferisco, che non è una cosa negativa se fatta bene, non basta attraverso la mediazione relazionale di scegliere questo sì, questo no, questo ni, questo va bene, ma va cambiato, eccetera, eccetera, perché la filosofia di Radio Radicale è quello di arrivare all'inizio dell'evento e registrare e rimandarlo così com'è, buono o cattivo che sia uscito. Vi invito a fare un esperimento semplice, lo potete fare tutte le mattine. Allora, ascoltate la rassegna stampa mattutina di Radio Vaticana, focalizzate una notizia, la rassegna stampa riporta abbastanza fedelmente tutto quello che è scritto sulla stampa più importante in Italia. Dopo andate a ricercare quella stessa notizia sul registrato integrale, quasi sistematicamente, non torna, perché quella mediazione continua a distorcere quello che è la realtà di ciò che avviene spesso e volentieri nei convegni, negli incontri pubblici, nei congressi e nelle conferenze stampa, creando a sua volta una distorsione. Quindi, vivi il laboratorio di Radio Radicale che nel momento in cui dovesse il finanziamento pubblico, io penso che comunque continuerà a vivere, perché siccome ha la forza di una copertura su tutto il territorio nazionale, troverebbe sicuramente, ma io comunque spero che il finanziamento pubblico continuerà ad essere erogato, voglio dire, perché apprezzo la qualità del servizio. L'altro esperimento invece in Italia, un po' meno conosciuto, spero che in futuro sarà di più, Liberi TV presente anche in questo contesto e sta registrando, quindi poi manderà sui propri canali lavori integrali di questo convegno. Qual è la specificità di Liberi TV? La capirete immediatamente. Negli ultimi 3 anni Liberi TV ha avuto la capacità in tutta Italia di registrare oltre 3.000 documenti, mentre vedete, attraverso un budget di poco più di 4.000 euro.
la registrazione alla messa in onda, la messa a disposizione di tutti di questo convegno a Libere TV costa poco più di un euro. Dice, ma come si fa? Con un modo nuovo, diverso di fare informazione e comunicazione. Mi riaggancio a quello che diceva nel suo intervento il professor Frosini. La potenza, l'innovazione del web, ma soprattutto come lo usi, la TV partecipativa, la filosofia di Libere TV è innanzitutto un sottotitolo, liberi spazi di parola, poi non ha una redazione, non ha un direttore responsabile perché non è un organo di informazione, ma semplicemente un contenitore. Siccome poi c'è il famoso imbuto che vi dicevo prima, no? L'ordine del giornalista, eccetera, eccetera, si è dovuto un po' non aggirare la norma, ma accontentarsi di fin dove tu mi puoi spingere. E allora abbiamo detto, va bene, questa è una TV che si occupa di tutto, ma che cosa fa? Uno, utilizzi i volontari, per cui chiunque sia dotato di un telefonino, di una telecamera, fa, registra, viene messo in onda, senza nessun tipo di filtro, procurando i benefici di cui vi dicevo prima con l'esperimento che vi ho suggerito. Due, hai la possibilità, chiaramente, avendo, perché poi il cuore del problema, su questo Libere TV ci sta lavorando, voglio dire, cioè, 4.000, poco più di 4.000 euro di budget, insomma, fa veramente sorridere, no? Magari con alcune decine di migliaia di euro si riuscirebbe ad arrivare non a 8 telecamere in giro per l'Italia, di persone che volontariamente vanno a registrare le cose più interessanti che gli accadono attorno, ma magari Libere TV potrebbe averne 150 di telecamere, e allora sì che questo farebbe la differenza in termini, voglio dire, quantitativi, ma anche qualitativi, perché poi tu puoi andare a spaziare su una pluralità di cose. Quindi vi invito anche ad andare a vedere, perché questo è un modello che sicuramente possono essere dei piccoli casi di studio e dei piccoli casi su cui magari qualche istituzione, qualche ente benefico, qualche fondazione magari potrebbe arrivare il momento, animato con quello spirito liberale, tutto quello che ci siamo detto nel corso di questo convegno, e potrebbero, diciamo, contribuire, voglio dire, a far vivere meglio e potenziare questi esperimenti. Ultima cosa che vi dico, io prima o poi lo metterò nello sul bianco il mio piccolo manuale di autodifesa contro la cattiva informazione. L'ultimo capitolo lo dedicherò ai libri. Mi appassionano, ne ho tanti. Poi inutile che uno, come si dice, fa l'esaltazione del libro, e diciamolo molto chiaramente, ci sono libri belli e ci sono anche libri brutti. Ora questo è molto soggettivo, per carità. E ragionavamo un po' in quel, diciamo, poco da costruire un piccolo manuale di autodifesa, perché poi dopo i libri, cioè, mentre si tratta di giornali, i giornali possono essere utilizzati per tanti impieghi proprio di uso quotidiano, quindi è facile smaltirli, va bene così, e poi non si dispiace nessuno, cioè il giornale è un uso quotidiano, cioè il giorno dopo non vale più, quindi può essere usato per usi domestici, ad esempio. E il libro no, cioè, il libro non è che tu lo prendi, poi abbiamo una storia, voglio dire, da rispettare, no? E laddove i libri si buttano, si bruciano, io preferisco, voglio dire, riempirmi la casa di libri brutti, ma non ne butterei o ne brucierei mai per uno, non fosse altro per rispetto della storia. Però che cosa ne facciamo? Tu dici, non ti interessano, hai trovato addirittura nocivi, decine di libri nella tua libreria, in qualche modo quelli devono uscire, perché devono far spazio magari a qualcosa di più interessante. Li dono, ma nemmeno voglio dire al tuo amico, perché poi gli fa male, no? Cioè, quindi non se ne va, quella non è la strada giusta. Li butti, abbiamo già detto, che non se ne parla nemmeno. Penso di aver trovato un modo originale, perché ho praticato questa strada. Nella mia libreria non ci trovo neanche un nome, questo è Bruno. Scusa. Trovo tre libri non brutti, attenzione, non commetterò l'errore di dire che i libri di Bruno Vespa sono brutti. I libri di Bruno Vespa a me personalmente non mi sono piaciuti, è un concetto diverso. È anche, diciamo, una forma di rispetto, per carità. Come smaltirli? Vi do un consiglio. Impacchettateli e restituiteli o all'autore, e se non avete l'indirizzo dell'autore, io glielo spedite live simpaticamente, voglio dire, con un biglietto, e restituiteli all'editore che li ha stampati. Vi ringrazio. Ah. Grazie Marco Marchese, mi avevo dimenticato di dire che Marco
Lucas.